i padri della lingua italiana non si può ignorare Pietro Bembo. Nella fondamentale diatriba fra latino e volgare, Bembo scelse quest'ultimo e per mettere ordine al confuso panorama linguistico di fine 400 indicò come modelli di scrittura Petrarca per la poesia, Boccaccio per la prosa. Ma i meriti di Pietro Bembo, nobile veneziano che studiò filosofia a Padova e greco a Messina dal maggiore ellenista dell'epoca, vanno ben oltre il dibattito letterario. Ce lo fa scoprire la magnifica mostra padovana dedicata proprio a questo umanista al tempo stesso classico ed eclettico. Pietro Bembo è l'invenzione del Rinascimento, da Bellini a Tiziano, da Mantegna a Raffaello. Questa è una mostra d'arte, ma anche una mostra politica, perché è dedicata alla centralità della cultura nella costruzione dell'identità del nostro paese. L'Italia di Bembo è un'Italia in crisi, frantumata in piccoli staterelli e sotto scacco delle potenze straniere. A questa Italia in crisi Bembo propone un'idea, una lingua che la unifichi completamente. Fare l'Italia prima ancora di avere gli italiani, e al tempo stesso Bembo è testimone della nascita di una lingua dell'arte italiana, quella di Michelangelo e Raffaello, che trionferà nel mondo. Dalla crisi, attraverso la cultura, nasce il riscatto. Questo è il senso della nostra mostra. La mostra, aperta fino al 19 maggio al Palazzo del Monte di Pietà, riunisce per la prima volta la leggendaria collezione d'arte di Bembo, una collezione ricchissima che venne dispersa dopo la sua morte, avvenuta nel 1474 a 77 anni, e che comprendeva sculture antiche, dipinti, arazzi e monete rare, manoscritti miniati e libri a stampa. E a proposito di libri, va ricordato il felice connubio con un altro sommo veneziano, l'editore Aldo Manuzio. Questo quadro ha in sé una rivoluzione. La rivoluzione è quel libro, quel piccolo libro verde. Fino a quel momento i libri erano di grandi formati, venivano letti nelle aule universitarie e si trasportavano con difficoltà. Bembo inventa il classico tascabile, pubblica solamente il testo dell'autore, senza commento e in piccolo formato. È come l'iPad per noi oggi, è un cambio di paradigma e di mentalità. Il libro esce dalle aule universitarie ed entra nella vita delle persone. Il libro diventa qualcosa che puoi tenere nella giubba ed estrarre in un momento di noia, di felicità o di tristezza. Come il giovane che abbiamo dietro di noi, che come vedete ha interrotto per un attimo la lettura e sta pensando a quello che ha letto. La lettura è divenuta lettura interiore. E tutto questo grazie al nuovo classico tascabile inventato da Aldo Manuzio e Pietro Bembo. Dalle opere esposte affiora l'imprevedibile biografia di un uomo intelligente e gaudente. Fallito nella carriera politica, si dedicò alle lettere, fu innamorato, corrisposto di Lucrezia Borgia, sua è la ciocca di capelli biondi dentro un'elegante teca, e convisse più o meno segretamente con tale Morosina, dalla quale ebbe 3 figli. Infine, a 69 anni, divenne cardinale, e proprio in abito da porporato lo vediamo nel celebre ritratto di Tiziano. Viene fuori un uomo che viveva la sua vita intensamente, in modo laborioso, sempre cercando una strada in tempi nuovi, tempi difficili, distanziandosi dall'amato padre, uomo di Stato, ma anche persona cortissima, grandi lettori, ma il figlio voleva anche essere grandi scrittori, lavorando con le parole, come un falegname lavora con gli strumenti, con il legno, cercando sempre di spingere la sua visione avanti attraverso le amicizie, i contatti. Ci sono voluti 3 anni e un'equipe internazionale di studiosi per mettere insieme materiali tanto diversi e preziosi, 4 Giorgioni, 2 Giovanni Bellini mai visti prima in Italia, e poi rarità come l'unica viola da braccio esistente al mondo, arrivata da Vienna, o il Virgilio Vaticano. Di fatto, nella sua casa di Via Altinate a Padova, Bembo diede vita a un vero e proprio museo, il primo inteso in
in senso moderno. Eppure, questo raffinato intellettuale non aveva certo chissà quali disponibilità economiche. Resta dunque un mistero come sia entrato in possesso di tali e tanti capolavori. Ma è evidente che tra principi, prelati e nobildonne, Bembo godeva di ottime amicizie, a vantaggio della sua insuperabile collezione.